Io non sono mai morto. Tanti muoiono, no? Io non sono mai morto. Saluti, saluti, ben ritrovati su Capobastone Official Channel, l'unico canale che ha i coglioni grossi come un mulo. Saluti, saluti. Ecco, così. Vedi, questa non è salva. Questa mi piace. Ecco, così è il modo migliore di iniziare la live con un bel Twitch Prime. Grazie Xbacco, domani è un buon compleanno a me. Siccome gli auguri non si fanno mai prima, te li faccio domani. Te li faccio domani, siccome gli auguri non si fanno prima, caro Xbacco, domani te li faccio. E puoi godere, potrai godere come un porco. Oh, saluti, grande Xbacco, grazie per il Prime, grazie per il Prime. Tu sì che sei una persona acculturata. Guarda, guarda come ti sta bene quel cobra di fianco. Guarda, guarda. Guarda. Allora, belli di mamma, sono andato avanti, così almeno mi sono evitato di fare le parti più noiose. Oggi faccio qualche missione, qualcosa, parliamo. Devo anche iniziare a creare una base, che non ho ancora idea di dove farla. E so solo che voglio arrubare l'indio, che sarebbe il materiale più remunerativo che ci sia nell'universo. Le tue lusinghe mi eccitano. E anche il tuo Prime mi eccita. Cioè, più che eccita, mi fa campare, che è la cosa molto più importante. Quindi grazie Xbacco per le donazioni, per il Prime. Tu sì che sei una persona acculturata. Tu sì che sei da cattedra universitaria. Tu sì, mica come quelli che non mi danno un cazzo. Tu sì che sei da cattedra universitaria. Tu saresti da Oxford. Saluti Pablo Escobar. Saluti. Devo iniziare a fare un'azienda per arricchirmi qua, perché vedo che sto iniziando. Devo iniziare a creare un'azienda. Bene, bene. Si va avanti, si va avanti. Si va avanti col cazzo duro come sempre.
Anche se questo è un periodo di merda per tutti, perché è un periodo del cazzo veramente per tutti, non solo per me ma per tutti. Quindi diciamo che si va avanti. Io c'ho il cazzo talmente duro che continuo ad andare avanti, non me ne fotte un cazzo. Quindi io continuo e continuerò sempre. È una lotta impossibile. È una lotta continua ogni giorno. È una lotta continua. Bene, comunque tutto bene. Tutto bene, per adesso tutto bene. Si va avanti. Il mio personaggio è questo qua. Saluti a tutti quelli che stanno arrivando. Allora, siamo nella stazione spaziale Ribelle dove ho fatto la base. Mi sono un po' portato avanti. Ho fatto un po' di roba, un po' di missioni, computer base è un continuo, ricerca agricola. Devo continuare a fare un po' di roba, ma adesso vediamo se ci sono delle missioni che mi arricchiscono. Assumi un agricoltore, devo andare avanti e devo assumere un agricoltore. Ma prima vediamo se questo c'ha delle cose interessanti. No, solo merda. C'ha solo merda. Sì, solo merda. Niente. Bastone scarlatto e violetto. Sì, sono un Pokémon. Sono un Pokémon. Io sono un scopafighe, altro che Pokémon. Allora andiamo avanti, proviamo a vedere di assumere un agricoltore. Vediamo dove lo troviamo sto agricoltore della minchia. Oh, stanno arrivando delle astronavi interessanti. Quella è una C, fa schifo. E questa è una C, fa schifo, niente. Sembravano belle ma fanno schifo in realtà. Devo assumere l'agricoltore, devo vedere dov'è. Oggi ho mangiato una pizza che guarda gli mortacci vostri. Oggi ho mangiato una pizza gli mortacci vostri, guarda. Si chiamava gli mortacci vostri la pizza. Era una pizza che si chiama gli mortacci vostri. Allora Xbacco, allora come va? Sei pronto per i nuovi giochi che escono? Sei pronto per i giochi porno di cui mi parlavi l'altra volta che stavi aspettando i giochi porno, che mi hai detto guarda c'è uno con le zizzone, quelle cose lì, no? Ok, e dice, conferma che è pronto. Ok, conferma. Xbacco ha confermato, Allora, dobbiamo trovare sto cazzone di agricoltore, sempre nelle stazioni spaziali. Marco Alagna con 2A fake, saluti. Quando è che mi doni Marco Alagna invece di perdere tempo? Invece di spaccarmi i coglioni, di farmi perdere tempo, quando è che mi doni? Guarda qua, questo te lo ficco nel culo, Marco Alagna, guarda. Vedi questa punta? Te la ficco nel culo all'improvviso, ma speriamo. Non ci credo molto, però speriamo. Se no, se non mi doni questa punta, te la ficco nel culo. Vedi questa qui? Speriamo, deve essere una sorpresa. Speriamo che esista questa sorpresa, speriamo. Allora, Daniel Knot è una cosa incredibile. Io ringrazio Daniel Knot perché non solo ieri mi ha sganciato, ma Daniel Knot mi ha fatto una promessa ieri e mi ha detto: oggi ti do il Prime. E oggi mi ha dato il Prime. Quindi Daniel Knot, io mi tolgo tanto di cappella e ti ringrazio. Poi saluto il mago del mio ano. Ok, abbiamo trovato l'agricoltore. Questo qui, Tislodlatl, sta canovista, almeno lavora. Quindi lo prendo come agricoltore, dai, va bene, dai. Vieni nella mia base e non mi cagare il cazzo. Vieni nella mia base e lavora. Uè, Dragon Ball, saluti. Anche oggi su Instagram ne hanno... Sì, su Instagram, sul Telonym ne hanno scritti di tutti i colori, Anche oggi, mi hanno provocato. Ma io non ho ceduto e gli ho scopato la mamma, come sempre. Non ho ceduto e sono andato a fottergli la mamma. Grazie Daniel Knot, grazie, molto gentile. Questo gli ho già chiesto. Vediamo questo qua se mi insegna qualcosa. Uè, guarda chi è arrivato, Alessandro Gray. Vecchia puttana, saluti, saluti. Come va Alessandro Gray, come va? Allora, l'agricoltore adesso è in viaggio. Nel mentre che lui viaggia, io vorrei rubare. Questo non lo posso fare perché è livello 6, Gilda Esploratori. E io non ce l'ho perché ce l'ho a livello 1. Gilda Esploratori livello 1. Niente. Molti volevano una Premier Donna. Spero che ora siano contenti. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Oggi uno
No, ma senti sta roba, eh. Oggi uno sul Tellonim mi ha detto: sei un comunista. Ah, ho preso la scia rossa, adesso la metto. Ho preso la scia rossa. Dove cazzo è il coso? Dall'altra parte. Ho preso la scia rossa, adesso la mettiamo. E questo è un B. Ho una scaletta per smaltire alcuni giochi. Ho messo la scia rossa e adesso la mettiamo. Che ne pensi del governo? Guarda. Cosa ne pensi del governo? Ma scusa un attimo, ma cosa vuoi che ne pensi del governo? Vedi, questa è quella verde, rossa. Questa è multicolor, mi metto quella rossa. E sì, voglio applicare le modifiche. Quindi quando salto, rosso. Godo! Mica sono tutto rosso. Sembro un Tampax appena uscito dalla figa, guarda. Sembro un Tampax tutto rosso. Allora, oggi mi hanno dato del comunista. E il mago del mio anno dice: cosa ne pensi del governo? Caro mio, secondo te, no? Io cosa ne posso pensare di un governo in Italia? In generale, in Italia, no? Quando tu parli di governo in Italia, cosa esce fuori se non la merda a pallini? Oh, stasera ho mangiato la pizza, no? E ho cacato a pallini. Ho cacato praticamente come se fosse il governo italiano. Pezzi di merda duri che sono scesi uno dopo l'altro. Prima il premier, plop. Poi Salvini, plop. Poi La Russa, plop. Poi Fontana, plop. Poi Tajani, plop. Tutta gente che i soldi ce li ha, no? Gente che i soldi ce li ha, che non capisce un cazzo. Ma poi non sono loro il problema. Saluti Viking. Non sono loro il problema. Sai chi è il problema vero? Sono tutti quei coglioni che hanno votato, che sono andati a votare. E guarda chi c'è, guarda chi c'è, guarda chi c'è. Ma io dico, ma ti pare? Ma ti pare? Ma questo governo... Ah, poi io... Oh, mamma mia, ho visto delle cose oggi, guarda. Oggi ho visto delle cose allucinanti, che mi sono venuti i capelli bianchi. Sono invecchiato. Brizza, saluti, figuriamoci, io non ho soldi e non capisco lo stesso un cazzo. Brizza, mi hanno dato oggi del comunista, no? Cosa che io non sono, perché io sono apolitico, come dico sempre. Certo, non posso simpatizzare per uno che ti schiavizza, quindi io sono apolitico. E niente, cos'è successo? A parte che qua c'era un filo, non c'è più. E questa non ho capito come mai non c'è più un filo. Avevo collegato un filo da qui a lì e sparito il filo. Anche lì, da un filo da lì a lì ed è sparito il filo. Dio filamento, perché non ci sono più i fili, Dio? Dio bubù, perché non ci sono i fili? Ah no, oh, sono tornati i fili, magicamente. Ah no, sono spariti i fili. Quando li metto compaiono, dopo scompaiono. O è una patch che hanno messo, perché oggi hanno scaricato una patch. Viking, se vuoi giochiamo insieme. Io sto facendo alcune missioni singole, ma se mi dici giochiamo insieme, A me hanno dato del fascista nonostante la simpatia per il socialismo. Hogan, Jogan. Cazzo stai dicendo? Sono stati ladri di rabbia. Oh, ma ti giuro, ce l'ho. Guarda, No, scusa, aspetta, adesso guarda un attimo. Aspetta, Adesso, Viking, dopo mi dici tu se vuoi giocare insieme. Io sto facendo le missioni, poi mi dici tu. Allora, guarda, Vedi che non c'è un filo? Allora, cazzo, ti metto la... Guarda, No, ma questa la dovete vedere perché... Dio lupacchiotto. Allora, vedete che non ci sono fili? Vedete? Vedete che non ci sono fili? Vedete? Guardate questa traiettoria. Non ci sono fili, no? Guarda, Guarda, se io metto il filo, cioè lo tocco solamente. Vedi che compaiono? Lo vedi? Lo vedi che compaiono? Uno qui e uno qua. Guarda. Guarda il filo, guarda. Quando lo tolgo, basta, sparisce. O l'hanno messo apposta per evitare i filamenti. Però è un filo a scomparsa, si vede. Vedi? Guarda il filo, guarda il filo. Lo vedi il filo? Guarda. Non so se è una nuova patch che li toglie. Vabbè, comunque. E sto scaricando la patch, finisce un'ora e mezza. Allora la prossima volta. Allora continuo a fare questa roba qua. Usa per accedere al menu coltivazione. Cazzo devo fare? Allora,
e devo scegliere il coso idroponico. Ma il vassoio o questo? Cosa devo scegliere? Il vassoio idroponico. Vassoio idroponico penso che sia questo. E io te lo metto qua. Che cazzo devo fare? Mettiamolo qui. Utilizza un vassoio. Al menu coltivazione. Coltiva fiore di malviscere. Fiore di malviscere, questo qua. Ok. L'abbiamo fatto. Uè animali, stasera mi mangio la pizza. Pure io me la sono mangiata, stronzo. Te lo sei preso nel culo. Te lo sei preso nel culo stasera. Che pure io me la sono mangiata. Consegno la scansione delle feci. Così intanto mi finisco queste missioni qua che mi sbloccano le cose. Anche perché un giorno o l'altro, cari miei, io devo iniziare a fare la base. Quella è bella, eh. Quella è bella da fare la base. Allora, questo lo togliamo che non me ne frega più un cazzo. Coltiva il buca ghiaccio. Buca ghiaccio. Coltiviamo il buca ghiaccio. Raccogli cristallo gelido. Solo che adesso, ora che cresce tua mamma, ora che cresce. Adesso ci sono ancora i fili, di nuovo. Qua è un bug della patch, eh. Ah, Viking, ti devo dire una cosa urgentissima. Alessandro Gray, quando diventeremo ricchi, voglio mangiare pizza, cozze e prosciutto crudo tutti i giorni. Io mi mangio la pizza del popolo, caro mio. Hai visto che margherita povera che ho mangiato? Ah, ho scoperto che c'era tempo fa, nel 2021, mi sa che noi non ci giocavamo ancora, io avevo smesso di giocarci, c'era la Normandy. Sai qual è la Normandy? È quella di Mass Effect, la fregata della Normandy. Porca puttana, mi sto mangiando le mani. Speriamo che la rimettano. C'era una fregata della Normandy. Ah, ce l'hai? Minchia, che figata. Io non ce l'ho invece. Io non ce l'ho. Io sono barbone, non ce l'ho. Va bene, qua raccogli cristallo gelido. Io per diciamo andare avanti con le cose, cercando di, provo a cercarlo in giro. Cristallo gelido, tanto è su un pianeta ghiacciato, sicuramente lo trovo. O se no, aspetta, intanto aspettiamo, va, mi faccio qualche missione. Tanto è inutile andare in giro come dei cazzoni. Diamo all'anomalia che da tanto che non ci vado. Sono 2-3 giorni che non ci vado. Poi devo andare anche nella mia base, quell'altra. Devo andare a sistemare delle cose. Voglio vedere cosa stanno facendo quei criminali. Casa Massello, Ter Barone, io Panino Davide, Viking, voi più avanti entrate nella nostra house. Guarda Alessandro Gray, tutti vorrebbero entrare nella nostra house. Tutti. È tutta gente per bene. Si poteva riscattare anche con l'Expedition che avevano rimesso. Ma io qualche mese fa non c'avevo voglia di giocarlo, è quello il problema. Non avevo voglia di giocarlo. E quindi non l'ho presa, non l'ho riscattata. Oh, speriamo che prossimamente la rimettano. Madonna, ma che schifo di missioni, che merda, oh. È quella del weekend. 1800 Quicksilver. Minchia, la faccio subito. Subito, subito, tanto. Minchie, è quella del weekend. C'è la missione del weekend, bella. Bella, bella, bella. Vi metto pure la figa in piscina. Comunque capo, siamo molto vicini. Speriamo, perché anche io sono vicino ad andare sotto un ponte. Quindi speriamo. Speriamo. Cos'è questa house? È una casa. Hai presente la casa di Playboy? Hai presente Ugger, come si chiamava quello lì? Quello Ugger, quello là con l'accappatoio, no? Di Playboy, ecco. Alessandro Gray vorrebbe creare una casa con diverse, ovviamente, abitazioni, tra cui la mia, la sua, Elfner lì, come cazzo si chiama, Elfner. Ah, guarda, quasi quasi però, già che ci sono lì, vedo che c'è un pianeta ghiacciato, forse. Prendo già il buca ghiaccio, no, pianeta vuoto, pensavo fosse ghiacciato, invece sta minchia. Efner, Ug Efner, ecco, quello che è morto, ecco, non so se è morto, ma non lo so, Sì, mi pare di sì. Era un leccatore di figa seriale, sì, era morto, è morto.
Insomma, Alessandro Gray vorrebbe con i soldi fare queste case. Io ovviamente c'ho un mutuo da fare. Prima sistemo il mutuo, poi dopo vado a vivere vicino ad Alessandro Gray. E poi vediamo cosa fare. Bellissimo i sistemi con i due soli. Oh, chissà che cazzo metteranno al prossimo aggiornamento. Chissà. Chissà che cazzo metteranno. 150 metri quadri, 200 metri quadri. Begoglioni. Begoglioni. È bello, eh. Oh madonna, questo è in bianco e nero. Questo è il palazzetto in bianco e nero. Porca troia, puttana. Allora, devo ispezionare il luogo infestato dalla flora. Cioè in bianco e nero sta roba qua, eh. Madonna, che pianeta di merda. Però è quella da 1800 silver, quindi la facciamo. Speriamo veloce, vediamo di fare una cosa veloce. Siamo vicinissimi. Siamo vicinissimi. Siamo sempre più vicini. Siamo sempre più vicini. Willa! Willa! Iena Love! Grazie Iena Love per il Prime. Dio bello. Grazie Iena Love. Ah, questa è la tomba, la tompa. La tomba dell'interazione. Generazione 2. Questo sta dicendo che è stato mangiato dalle piante. Grazie Iena Love, grazie, troppo gentile. Lì c'è una stazione di comunicazione, qua c'è stato già qualcuno. Allora, lì ce n'è una. Iniziamo a spaccare. Cazzo è sta merda? Dammi il raggio laser, Dio. Io sono molto tentato di fare una casa prefabbricata. Come su Red Dead Redemption 2, 100 metri quadri con tanto di bunker. Ma ci vogliono i sword. Ci vogliono i sword per farla. Capito perché con Alessandro Gray la vogliamo fare? Perché ci vogliono i sword. Solo Alessandro Gray c'ha i sword. Ti facevo più Veneto. Ti facevo più Veneto. Ti facevo più Veneto. Allora, una è là. Ti facevo più Veneto. Anche Dio mi faceva più Veneto. Poi Viking, quando puoi giocare, o te la fai da solo, se vuoi ti aiuto con questa, eh. Tanto, vabbè, ma questa è una cazzata, devi andare a eliminare la flora, quindi. È una minchiata, 10 minuti. 10 minuti e siamo pronti. Sta sui 50.000, sì, ma poi la prefabbricata, devi pensare anche agli attacchi, ai lacci di luce, gas. Ce sono tanti, di cose che devi considerare. Ci sono tante cose che devi considerare, caro mio. Questo che cazzo mi porta? Mi sta portando in mezzo al mare, mi sta portando sto stronzo. C'è il grezzo e il grezzo avanzato o finito? Non ho capito un cazzo. Comunque va bene. Poi me la spieghi. Saluti, panino depresso, saluti. Dai, panino depresso, tirati su, eh. Dai, tirati su. Non ti posso vedere così. Tirati su, panino. Che la vita... La vita è bella, difficile, ma è bella. Volendo si può risparmiare sull'attacco del gas usando le bombole. Ma le bombole, cari miei, le bombole sono rischiose. Sono rischiose le bombole. Sì, però io vorrei andare da un'altra parte, perché qui non mi porto da nessuna parte. Quindi meglio che cambio. Che cazzo succede? Ma
Vieni giù. Ma che cazzo. Io non so se state guardando, se state vedendo cosa sta succedendo qua. Mi si è incastrata la nave, guarda. Dio. Sta scendendo, eh? No, si è incastrata. Dio bubù. Dio bubù. Speriamo che non ci sia. Ecco, fammi, vieni qua perché si era incastrata la nave. Adesso ci allontaniamo. Bello sto gioco. Boy, bello sto gioco. Wait, why you? Bello sto gioco. Fai il bravo, eh. Bagno bene, fai il bravo. Questa se fosse a colori sarebbe veramente bello sto pianeta. Guarda qua. Peccato che c'ha una colorazione di merda. Ah, ma sta arrivando altra gente per le missioni. Sta arrivando altra gente, eh. Meno male che non si è bloccato con me sopra. Sennò eravamo nella merda. Oh, eccoli qua, altri due. Poi me ne vado fuori dai coglioni subito. Oggi ho ricevuto un'offerta di lavoro di 800 euro, ma erano 54 ore settimanali, soprattutto ci avrei messo soldi tra benzina e mangiare. A sto punto meglio prenderne 600. È quello che devi considerare anche, capito? È anche quella la questione. Ma mi conviene? Devi fare sempre questa domanda. Ma mi conviene? Quanto guadagno? Quanto mi arriva? Quanto mi va via di benzina, di cibo? Tu devi considerare anche queste cose. Perché uno dice, ti hanno offerto 800, non accetti. Ma Dio buono. Ma di quelle 800 devi vedere dov'è, quanti chilometri sono ogni mattina. Oh, ce n'è tante da considerare di cose, eh. Ce n'è tante, eh. Allora, 8, ne mancano 3. Ne mancano 3. Troppo debole per stimare la distanza. Oh, troppo debole, è qua dietro. Che cazzo troppo debole. È quello anche. Devi considerare anche quanto tempo ci arriva, quanto tempo ci vuole. Ieri ho fatto il tampone e sono negativo. Ma notizia positiva, il capo, quello buono, dove ci ha rimesso le penne per fare il mio lavoro, mi ha dato fino a lunedì per riprendermi un pochettino dai sintomi del long covid. Quello stronzo si è incazzato con il secondo capo e hanno litigato. Che testa di cazzo quello lì. Ma quello stronzo è proprio un figlio di puttana, eh. 9, 10. E poi cosa manca? Ne manca uno. Dov'è? Tanto carico i dati. No, sono già stati tutti derubati i dati. Eccola lì. Ok, fatto. Yuhu! Yuhu! Fatto. Abbiamo finito anche sta merda. 1800 che vanno in sacca. Questi capi del cazzo. Queste merde. Appunto, vedi anche la sfiga, no? Che magari abiti in un posto di merda dove non c'è un cazzo. Vedi? Anche quello cambia, eh. L'astronave di un Oli patriarca. E quello è il patriarca, oh. C'è un patriarca come Pascu. Vabbè, io me ne vado fuori dai coglioni da qui. Quello cos'è? Un pianeta artico? Così posso fare due missioni in una, se quello è un artico. No, è pianeta vuoto quello. E quello che cazzo è? Dimmi che è un artico, dai. Dai, non fare la merda, dimmi che è un artico. Invernale, godo. Aspetta che vado a recuperare qualche buca ghiaccio. Allora, recupero qualche buca ghiaccio. Così mi faccio anche quell'altra missione senza aspettare. Sarò sincero, lavorare mi fa cagare, ma sono povero come la merda e quindi ci devo andare. Capo, ovviamente nemmeno la macchina posso prendere perché non posso lasciare i miei senza e non ho soldi manco per mantenerla. Ma infatti la macchina, se tu non hai soldi, la devi togliere di mezzo. La macchina è una spesa enorme se non lavori. Anzi, è una spesa enorme anche se lavori. Ma in ogni caso,
Se non lavori è ancora peggio. Se non lavori è ancora, ancora molto molto peggio di prima. Quindi alla fine è meglio che te la levi la macchina. Eccoli qua i bucaghiaccio. Atterro qua. Così faccio la missione, quella della coltivazione, senza aspettare che non c'ho voglia. Tanto faccio 2 secondi. Ne devo recuperare, mi pare, 50. Ma siccome non mi fido di questo gioco, ne raccolgo molti di più. Minchia, ci sono anche le sfere di gravitini, dio buono. Quelle 10 gravitini mi fanno 400.000. Quasi quasi, però non c'ho voglia dopo di scappare dalle sentinelle bastarde. Eccola qua, già rompono i coglioni. Vabbè, già che mi hanno sgamato, allora, a questo punto, già che mi sgami, allora ti inculo pure le sfere, va. Tanto devo scappare. Prendessi 1000 euro con un contratto indeterminato, allora la farei, ma per 800 in nero dove mi puoi cacciare anche domani non la faccio. Ma infatti è quello che devi fare. Infatti è proprio questo il punto. Cioè, finché non hai un lavoro a tempo indeterminato, non puoi. Ma io oggi mi sono incazzato con un coglione, che è proprio uno che è un testa di cazzo, che mi ha detto: Ma tu sei comunista. Io ho detto: io sono comunista. Tu non hai capito un cazzo. Io sono uno che vuole che questo paese vada bene. Per quello che mi incazzo. Per quello che voglio che la gente abbia un lavoro fisso. Se no, come si fa? Guarda, veramente, io ho a che fare con dei coglioni. YouTuber supremo, saluti. Saluti, YouTuber supremo. Ormai YouTube è diventata una cloaca. Una cloaca di merda è diventata. È diventata una lettiera per gatti. Ma lettiera per gatti non domestici, che cacano bene. Per gatti randagi. Tutto bene, sono contento. C'è una... Ma ha segnato la sfera di gravitini. Ce n'è una piccolina. Ma vaffanculo, vai. Adesso vi faccio vedere quanti soldi facciamo con le sfere di gravitini, bambocci. Queste sono sfere che si trovano sui pianeti che sono controllati dalle sentinelle in maniera aggressiva. Vedete questi qua? Bello sto pianeta comunque. Peccato che ci sono le sentinelle che... Se no mi farei la base. Ma qua dopo con le sentinelle... Non te ne liberi più poi. Guarda che bella discesa qua che c'è. Guaglio! Mi stanno raggiungendo, mi sa che mi devo muovere. Adesso vi faccio vedere quanto si fotte con queste sfere, eh. Io vorrei essere socialista, ma ho avuto in famiglia tantissimi sostenitori. Guarda, ma... Allora, adesso ti spiego una cosa, perché molti non hanno capito un cazzo del mio ragionamento, no? Adesso voglio fare... Voglio sfruttare questa live per parlare di questo ragionamento. Allora, avete visto che ha vinto la destra, no? Ci siamo fino a qua. Penso che l'abbiate visto se non vivete su Marte, purtroppo. Allora, cos'è successo? Ha vinto la destra e tutti sono contenti, no? Oh, finalmente, finalmente. Ma finalmente che cosa? Ma allora, la questione è questa. Ve la cerco di spiegarvela in maniera molto semplice, no? Allora, la questione è la seguente. Se tu sei ricco e voti la destra, allora ha un senso, no? Dici, vabbè, c'ho mio papà che è capo d'azienda, cerca gli schiavi da schiavizzare, allora va bene. Cioè, ci sta il ragionamento, no? Dici, ho un padre che lavora, che è un datore di lavoro, vuole schiavizzare i suoi colleghi, i sottoposti, voto la destra, così ci sta. Ma se tu sei un morto di fame e voti la destra, non hai capito un cazzo, perché la destra vuole fare gli interessi di chi è già ricco, non i tuoi. A parte che i ricchi non vanno a votare. I ricchi non vanno a votare. Però avete capito il ragionamento qual è? Cioè, non è difficile il ragionamento. Il ragionamento è che se tu sei povero e voti la destra, non ha senso. Cioè, sei uno stupido. Perché la destra vuole togliere il reddito, vuole togliere tutto. C'è Viking, sì c'è Viking, ma sta scaricando la patch ancora, non può giocare. Avete capito qual è la storia? Cazzo, quelli fanno gli interessi dei ricchi, belli miei, delle aziende, belli miei. Mica fanno gli interessi
di te che stai sul divano. Hai capito? Fanno gli interessi dei ricchi. Ma io non sono di sinistra, eh. Per carità, per me la politica è tutta marcia e merda. Però, per farti capire, che alla fine... Alla fine, raga, è così la storia. Mamma mia, quante spere. Oddio. Mamma mia, quante spere, ragazzi. Quante spere che mi sono... Io non so dove cazzo le sto mettendo, queste spere. Mi tocca fuggire. Madonna, quante spere mi sono inculato. Ci avrò l'inventario pieno. Chi voti voti nessuno di quei bastardi poltronari ci darà 1200. Oh, ecco, quando capirete questa cosa, capirete che io non sono né di sinistra né di destra. Io sono apolitico. Quando la capirete sta cosa. Capito? Oh, è quello il punto. Nessuno vi darà la formula magica per vivere e villazze, soldi, stipendi, pensioni. Nessuno ve la dà. Nessuno. Però se tu voti destra e sei povero, sei stupido. Se tu voti destra e sei ricco, allora già ti va bene. Dici, vabbè, c'ho il papi che ha in azienda. Vabbè, allora ok. Lì ha un senso, no? Ma se tu sei povero e voti destra, non hai molto cervello. Perché è quello il punto, capito? Poi queste sono mie considerazioni. Fammi vedere cosa ho combinato qua. Mamma mia, quante ne ho! Madonna, quante ne ho! Ah, forse si possono trasformare in naniti, forse. Adesso vediamo. Se si possono trasformare in naniti... Minchia, divento ricco. Ma questo è ottimo però per fottere, questo pianeta. Non c'ha le bufere, non ha le cose. Solo che è dall'altra parte del pianeta. Dall'altra parte della galassia, quindi c'è poco da fare. Però io intanto fotto, quello che posso. Fotto, faccio come i politici. Fiero di non aver votato nessuno. Oh, bravo Panino, perché adesso Dragon Ball mi romperà i coglioni, no? Mi dirà, ma è meglio votare. Sì, ma chi voti? Chi voti? Chi voti? Cioè, chi devi votare? Chi voti? Tanto, c'è poco da votare qua. Madonna, guarda qua. Ho riempito tutti gli slot. Devo liberarmi della merda qua. Madonna. Dopo voglio vedere se riesco. Allora, raccolgo le ultime. E dopo voglio vedere se riesco a trasformarle in naniti. Adesso scappiamo. E poi voglio vedere se riesco a trasformarli in naniti. Cioè, capito? Se tu eri un figlio di papà, ci stava. Il figlio di papà che vota a destra ci sta, no? Pagare meno tasse. Poi c'è tutta quella porcata della flat tax. Allora ci sta. Ma lì è un conto, capito? Quello è un conto. Hai 600 milioni. Ma voglio trasformarli in naniti, appunto. Per quello che ti dicevo, mi sa che li voglio trasformare in naniti, visto che ne ho tanti di milioni. Adesso vediamo. Vai, vieni giù. No, ma tranquillo, comodo, comodo. Stai pure sotto la mia astronave. Oh, ti devi levare. Via, puzza via. Puzza via, da sparo in culo, Porca puttana, ste cazzo di cose. Non mi danno tregua. Aspetta che mi allontano. Non mi danno tregua queste, Allora, proviamo. Proviamo a vedere dov'è. Trasformazione. No, questo. Questo. Se io metto. Caputtana, ancora romper cazzo, Niente, devo andare di un altro pianeta. Che questi. Qui non riesco. Qui mi spaccano le palle. Qui. Dove ti muovi, ti muovi. Ci sono le sentinelle ovunque. Anzi, vado in mezzo al boschetto, che magari non ci sono lì. Vediamo se riesco a togliermi. Mamma mia, ma che paesaggio però. Guarda che bello questo. Guardate che paesaggio. Allora, già che ci sono mi fotto pure anche queste come disturbo.
Anche queste me le inculo come disturbo. Cioè, avrò l'inventario stracolmo, madonna. Guardate che paesaggio, guardate. Guardate che paesaggio. Mi tocca fuggire. Dovrebbe cambiare. Non ce l'ha il trasformatore incorporato. No, non ce l'ho. Lo dovrei mettere, ma non ce l'ho. No, vabbè, ma questo è un caso raro, perché tanto. Ma potrei raccoglierne solamente altre tre. Una, due e tre. Ecco, inventario pieno. Di più non ne posso raccogliere. No, lo devo fare quel coso lì. Lo devo fare. Guarda qua quante cazzo di palline che ci sono. Queste, guardate, una decina sono 400.000 unità. C'ho le sentinelle dietro. Quest'albero è fuori dal coso. Ok, abbiamo finito. Allora, raffinatore. Vediamo se funziona mettendo i naniti, cioè mettendo le palle. No. No, questi li devo vendere. No, non funziona. No. Niente, non posso trasformarli in naniti. Che due coglio. Vado a prendere questa qui. E poi torno di là. Trucked. Non ho abbastanza carburante nelle mie palle. Io devo scendere su un pianeta però, devo vedere quanto. Vabbè, intanto finiamo la missione e poi andiamo a vendere. Finiamo la missione e andiamo a vendere. Godi polipo! Devo cambiare l'astronave, Devo trovarne una bella. Adesso i soldi ce li ho, quindi gli slot ce li ho. Ne devo trovare una bella. Appena la identifico, la facciamo. Guardate che bella astronave che ho. Dovrei mettere anche i pupazzetti, ma ancora non ce li ho, perché ho gli slot contati. Poi voglio cambiare astronave, quindi non mi interessa. Madonna, che curva. Che curva di Dio. Sapete che se sparate all'anomalia o altro vi attaccano? Alla stazione spaziale vi attaccano, Se sparate alla stazione spaziale. Perché dicono: oh, chi è quel coglione? È sbagliato questo mondo di vivere in sta società dove senza soldi o capitale non fai nulla. E questa è la vita. Caro mio, questa è la vita. Vedi, anche questa, no? Questa è bella. Ma a me non piace, perché è troppo piccola, è troppo... Guardate, sembra una supposta venuta fuori male. Questa mi piace, però è gialla. Vorrei una qualcosa un po' più di cattivo, non so. Sono belle queste qua, però... Ne vorrei... Queste sono quelle iniziali, queste due. Questa è bella come ali, ma fa schifo il davanti, perché quella... Come quella di Viking, no? Ma forse questa è un po'... Cambia, ecco, vedi, quella lì è quella squid, ma non mi piace. Questa qui è l'astronave squid. Non è male, però non mi piace. A polpo, che cazzo fai? Saluti, Valentine, saluti. Comunque il mio personaggio fa brutto, Guardate che quando vado in giro faccio brutto, Guardate qua. Faccio brutto, guarda. È bellissimo il mio personaggio. Ecco, adesso ho messo anche i razzi rossi. Figo, figo, mi piace. Saluti, Motor Mars. Allora, completiamo sta merda. Così ci diamo 1800. E questa l'abbiamo fatta. Basta, il resto non mi interessa.
Però aspetta, c'è un po' di gente che sta cercando missioni. Magari si cambiano. Superconduttore. Questo non è male. Questa la voglio fare, cazzo. I pirati. Ti dà due superconduttori per fare due. Figo il mantello. Bello, eh? Guarda in mezzo, se tu vedi. Aspetta, adesso te lo faccio vedere meglio. Se tu vedi. Ha. Il cerchio scarlatto. Che sarebbe quello dell'anomalia, vedi? Il cerchio è uguale. È il cerchio dell'anomalia, quella palla che c'è nella storia. Guarda che bello, guarda che bello. Toh, va, fatti una sega, va. Vai, fatevi una sega. Poi ho messo anche i retrorazzi rossi. Speriamo che non si vada a incasinare il motore con il mantello. Vedi, speriamo, una sedga. Sembra un Sith, infatti, sembra un Sith. Adesso appena cambio astronave. Io ne vorrei. Sai quale vorrei? Ma sono stato un coglione. Quella che ho dato al mio squadrone. Io ho dato al mio squadrone. Guardate, questa qua. Aspetta, che adesso ve la faccio vedere bene. Oh, vieni qua, squadrone, vieni qua. Ecco. Guarda, io volevo. Oh, dove va? Grazie. Aspetta, vediamo se riesco a fermarlo. No, niente, quello continua ad andare. Non riesco a bloccare. Vabbè, comunque quello lì. Adesso lo richiamiamo, che tanto. No, devo andare lì. È veramente. Purtroppo l'ho presa come. Perché non ci ho pensato bene. E l'ho presa. Dopo ti faccio vedere meglio quando vado sulla mia. Sulla cosa. Ti faccio vedere meglio. Non ci ho pensato. Ho detto, vabbè. Ma niente, ne troverò un'altra. Ho detto, vabbè, dai, ne troveremo un'altra. Fanculo. Va, fangul. Ah. Giuse, sembri Darth Vader dei poveri. Oh. Mi sono dimenticato cosa volevo dire. Ah, sì. Hanno messo dei... Guarda, hanno messo dei super slot viola. Che potenziano di brutto le cose. Sovralimentato. Adesso voglio fare un combattimento in prima persona per vedere come riesco con il mio aiutante. Vediamo se è più facile. Ma però ti devi levare dal cazzo, perché Madonna mia. Prima è andata. Minchia, qua vomitate, eh. Qua si vomita. Qua si vomita, bambocci. Qua si vomita, bambocci. Scoppia in figa tua mamma. Ce n'è ancora uno. Poi c'ho il mio aiutante, quindi. Vai, venite qua. Che vi scopo, venite. Venite che vi scopo. Qua che vi scopo. Merda. Ne vorrei trovare una da combattimento per... Ovviamente S. Guarda il mio aiutante come picchia. Immaginate ad averne 4 invece di 1. C'è ancora? Volete morire? Che tra l'altro io ho gli slot pieni. Non so. Che cazzo c'ho gli slot pieni, Dio caro. Devo andare a vendere tutto. C'ho gli slot pieni. C'ho le sfere in culo. C'ho le sfere anali. C'ho le sfere anali. Dov'è quello stronzo che sta morendo? Spara random. Grosse palline colorate. Grey, ti piacerebbe avere quelle palline in culo, eh? Ti piacerebbe, eh? Darebbero la tua serata dei momenti di follia.
Ti piacerebbe averle quelle palline in culo, eh? No, come no? No, ha detto che no. Come no? Ti piacerebbe averle in culo? Sono belle, eh? Sono belle morbide. Niente. Non gli piacerebbe. No, niente. Continua a dire no, niente. Non gli piacciono. Ma guarda che sono belle, eh. Io nel frattempo sto godendo e ho scoperto che la mia ex è stata lasciata dal suo sesto ragazzo. Minchia, se è lasciata dal sesto vuol dire che... Insomma, sesto ragazzo. Megoglioni. Vabbè, io devo andare a vendere qualcosa prima, perché... Io devo andare a vendere. C'ho le palline anali di Alessandro Grey che devo venderle. Se no qua... C'è uno dentro lo spazioporto. C'è Indie Hall nello spazioporto. Uè, Bamboch! Deve essere quella lì la nave, quella in fondo. Monzese. Bartolo detto er Monzese. Devo vendere le palline anali, ce ne sono troppe. Non le posso trasformare in cluster di naniti e quindi le trasformo in soldi. Allora, vediamo. Vendi le palline anali di Alessandro... Porca troia! Porca troia, puttana! 6 milioni e 7, eh? Sfere di gravitini, 6 milioni e 7... Mamma mia. Ma tua mamma fumava? Purtroppo fuma ancora. Non capisce un cazzo. Sì, capo, il sesto in 2 anni, da quando ci siamo lasciati. Ed io ho provato 2 volte, 2 volte è andata male. Che vita di merda. Vabbè, guarda questa qua. Che è il sesto che viene mollata dal sesto. Vendi. Guarda, io ti dico una cosa, forse è meglio così. Perché non hai perso niente. Se una è stata mollata da 6 volte vuol dire che qualcosa di male c'è. Lievito, lievito. Sto levitando. Vediamo cos'è sto robo. Motore a impulso. Tecnologia sovraccarica. Dio bubù. 6 e 2. No, fa tutto schifo. No, devo buttare via questo. Sono sovraccarico di quella cosa lì. 40 su 40. Devo vendere un circuito elettronico. Perché non c'ho più spazio. C'ho 40 circuiti elettronici. Fai te. C'ho 40 circuiti elettronici, me ne devo vendere solo uno. Il mago di Segrate. Il mago di Segrate. La voce è tipo Pucci di Colorado che imita sua moglie. Ma che cosa lo sta dicendo questo? Cos'è che dice? Cos'è che dice sto schizzato? Poi devo vendere 3 di Corvax. 3 caschi logorati dei Corvax. Questi, quando ne avete troppi, è inutile. Cos'è che... Barone, aiutami tu. Cos'è che sta dicendo questo qui? Non si capisce un cazzo di quello che dice. Io non lo riesco a capire. Erbarone sa. Ah, Erbarone sa, vedi? Ah, Erbarone parla. Ah, questo lo potrei vendere. Circuito stampato, tanto la missione l'ho già fatta. Quindi vendo anche il circuito. E ci facciamo un 841.000. Ok, torna al Nexus. E torniamo al Nexus, va. Torniamo al Nexus e via. Hai preso le medicine, Grey? Le hai prese, eh? O non hai preso un cazzo, come al solito? Vabbè, comunque mi sono liberato l'inventario. Guarda quante cazzo... 170 palline anali avevo. 170 ne avevo. Mi hanno fatturato 6 milioni e 7. Cioè, andare su quel pianeta... Ti fai un giretto di 10 minuti, c'hai 6 milioni. Guarda che non sto scherzando, eh. Vai lì su quel pianeta, ti fai un giretto, c'hai 7 milioni. Un girettino, 10 minuti. E via. Ma vediamo. Perché io do un'occhiata. Ah, Viking, ne ho trovata una bellissima. Che guarda, se te la trovo te la dico. Te la faccio vedere. È una d'oro. Io non so se questa è una che hanno dato con lo Switch. Non lo so.
Ma è una veramente d'oro. Tutta d'oro. 3 milioni, me coglioni. Minchia. Ma stasera si diventa ricchi qua, eh. 55 mostruosità. Che dite, lo facciamo o no? Perché io vorrei fare altro, però. Volevo andare a fare altro. No, andiamo a fare altro, che abbiamo già fatto, abbiamo già dato. Adesso siamo a quota 11.000 Quicksilver. Vediamo se posso comprare qualcosa. Vediamo. Le riscuotere ricompense di Twitch le ho già fatte tutte. Il mercantile. No, no, non mi frega un cazzo. Non mi frega un cazzo. Stai fermo, stai fermo. Non voglio nessun invito. Vesca ormai ha lasciato il gruppo come Jack Sprusciante. Gray, quando è che arriva la valigetta? Così almeno io posso godere del sollazzo. Belle questi. Ma un qualcosa di più utile non c'è, eh? Ecco, questo è bello, minchia. Questo qui per la base è veramente bello. Questo lo compro. Che questo per la base è veramente figo. Qui sono tutti oggetti. C'è la scia cromatica dell'astronave. Gli aspetti. Vediamo se c'è la scia. Ah, poi ci sono le statuette da mettere anche, che non sono male. Ecco, ci sarebbe bella la scia rossa sulla mia. Vabbè, io la compro. Il jetpack ce l'ho già, quella rossa. Queste sono le teste dei nuovi alieni. Questo qua ci vede anche il cervello. Voglio che la valigetta sia pesante. Mi deve... No, no, deve farmi ricoverare all'ospedale Niguarda di Milano. E in prognosi riservata la valigetta di Alessandro Gray. Cazzo, mi mancano gli stivali. Gli stivali non ce li ho. Gli stivali non ce li ho del coso. Voglio che la valigetta di Alessandro Gray mi provochi un infarto. C'è anche questo che è un bel casco, questo qua. Solo che minchia, 3.000. Questo è quello dei Geek. Le ricompense della spedizione te le fa comprare con i silver. Guarda, io... Ecco, Viking, dammi una mano tu, che io non ho capito un cazzo, no? Guarda un attimo qua. Allora, se io vado su catalogo, no? E faccio testa di ponte, giusto? E mi dà questa storia qua. Mi dà i vari fase 1, fase 2. Io un po' di cose le ho fatte. Solo che ad esempio, no, in fase 1 qui c'è scritto attivazione curvatura. Ma a me non me la dà. Cioè l'ho fatta la curvatura, ma si vede che questa è finita, questa qua. Quindi vuol dire che questa qua è finita. Ma perché non scrivono che è finita, non la tolgono? Cioè che senso ha sta roba? Se non puoi fare niente. Distanza percorsa 0, anni luce. Ma io li ho fatti. Non è vero che non li ho fatti. Però li ho fatti dopo la fine delle spedizioni, no? E poi c'è la fase finale, bla bla bla. Però vedi, qua mi dice ricevute 817 milioni di unità. Ma me le sta contando, no? Perché comunque 800 milioni li ho fatti adesso, li ho fatti l'altro ieri. Quello lì che mi ha dato gli oggetti. Quindi vedi, ottenuti 42.000 naniti, ce li ho, vedi? 42.000 naniti. Urlo intenso a Milano, non si conoscono le cause. Le cause sono la valigetta di Alessandro Gray. Quindi la spedizione in pratica non me la fa più aggiornare. Cioè, finita così. Boh, vedi, mi fa fase incompleta. Basta. Tutto qua. Ritrovo. Questo qui niente. Questo non so che cazzo è. Però questo è attivazione curvatura. E non me la fa. Ma non ho capito perché. Cioè, vuol dire che ormai la spedizione è finita, quindi questo non mi si aggiorna più. Testa di ponte. Allora dovrebbero chiamarlo testa di cazzo. Chiuso, no? Perché la tengono aperta sta roba? Strano, vedi? Beh, praticamente non mi fa fare più niente, vedi? Salvata incompleta. Giganti caduti incompleto. Boh. Sole, whisky e sei in pole position. Andate a pattinare. Qua sole, whisky e sei in pole position. L'altro anno, quando dovevo cambiare la macchina, sono andato in depressione. Riscuoti la ricompensa? Quale ricompensa?
Quale ricompensa devo riscuotere? La ricompensa di quale? Dimmi dove devo cliccare. Io qua ho cliccato ovunque, ma non fa niente. Su riscuoti la ricompensa. Ok. Aspetta, perché... Aspetta un attimo, aspetta, eh. Ok, questa l'ho riscotta. A parte che non lo sapevo. Vabbè, comunque, fammi andare avanti. Ok, questa l'ho fatta, eh. Ma, ad esempio, attivazione curvatura, io l'ho già... ho fatto questa cosa. Perché non me la dà? Percorsa a 0 anni luce. Non è che prima devo... Hai volato per 100 euro, questo... Ok. Io poi queste qua non so cos'è. Salvataggio interstellare, non so cos'è. Ah, io queste cose non le capisco. Non capisco... Boh. Comunque ho preso queste ricompense qua, che non so che cazzo sono. Però adesso mi va in over. Mi va in over questa qua adesso. 19, 7, 20. Eh no, vado tutto... No, meglio che cancellarla questa qua. Ma ero... Ok, le missioni dell'Expedition. E cosa comporta sta roba adesso? Cioè, io non le posso più fare. Cioè, finché non c'è una nuova spedizione, magari rimane qui. Probabilmente. Controlla dal tipo le ricompense delle spedizioni. Vediamo un attimo. Ricompense delle spedizioni, ecco, vedi? Non mi fa niente perché non ho completato un cazzo. Questi sono già ottenuti. Che tra l'altro li ho ottenuti con i drop. Ma queste, vedi, completa fase 1 non l'ho mai fatta. Queste non l'ho mai fatta. Queste non l'ho mai fatta. Cioè, non ho mai fatto un cazzo, capito? Questo era bello, porca puttana. Ma non c'avevo voglia di giocare all'epoca. All'epoca non c'avevo proprio voglia di giocare. Vabbè, se... sono tutti bloccati, capito? Perché non li ho fatti. Però non capisco come mai rimangano lì. Uè, Meneghetti, mica mi sarei passato al lato oscuro. Quando ho cambiato la macchina, sono andato in depressione. Sono cose che ti cambiano la vita. Forse le rimetteranno, perché l'unico è quello. Vabbè, comunque, sti cazzi. Megoglioni. Adesso c'ho un sacco di quelle missioncine qua da fare. Ricerca agricola. Oh, ho finito. Ok, posso andare. Poi, queste qui... Ma tanto queste qua, tanto vanno tutte a puttane, perché vanno in over 14, 9. Sì, no, questa puzza. Puzza, puzza, puzza. Puzza, puzza, puzza. E torniamo nel nostro sistema. No, vedi, il coso delle ricompense praticamente non mi dà una sega, perché non ho completato effettivamente la spedizione. Però, no, la prossima me la faccio tutta, eh. La prossima Viking me la faccio tutta bene. Sarò uno dei primi a finirla, cazzo. La prossima spedizione la faccio bene, perché all'epoca non c'avevo voglia di ricominciarlo. Ero in preda a deliri. No, devo andare un attimo nella mia... ammiraglia, perché devo sganciare giù quel coso lì. Guarda che virata. Guarda che virata, bamboc. Devo sganciare giù questo. Che ne ho tre, che questo è un combustibile. Questo qua che cazzo mi serve, sta roba qua? Oscillatore infrarosso. Che cazzo è sta roba? Che l'avevo tenuto. Balestra ciclotronica. Infralama non ce l'ho. Lo devo togliere, infralama, perché non ce l'ho. E questo non mi interessa. Queste le togliamo.
E questo ha un valore di 3 milioni. Oh, questo l'ho già messo. Ho scambiato, messo, fatto. Devo buttare giù altra merda. Questo qui non me ne faccio niente qua. Va nel mercantile. Questo va qua. Oh, 13 posti per la nuova astronave, eh? 13 slot di deposito. Sto andando alla grande. Allora, facciamo così. Questo lo mettiamo qua. Il carburante lo mettiamo tutto sulla stessa fila. Da un tonnellaggio di 50 per poi andare a 100 e a 200 tonnellate di carburante. Questo va qui. Questo lo mettiamo qui. E questo qua. Perfetto. I fiori di Floflo si uniscono. E facciamo 10 e 20. Così risparmiamo uno slot. Topa. Ok, possiamo andare. No, non possiamo andare. C'è un'altra cosa. Sì, c'è un'altra cosa. C'ho la merda qua della spedizione che vanno qua. E poi questi non mi interessano. Così libero un po' di slot. Questi me li tengo, quelli li vendo. Ok. Abbiamo riorganizzato in 2 secondi l'inventario. Poi un saltino. Devo fare un saltino qua che devo vendere 2 oggettini. Speriamo che me lo paghino bene. Quei 2 oggettini lì. No, ma penso che la prossima spedizione sarà... si rifarà tutto, perché credo che rimanga lì fino a quella nuova, secondo me. Quindi la prossima spedizione mi ci dedico veramente tanto. Perché adesso io non c'avevo voglia di iniziare. Guarda qua l'esotica, guarda qua l'esotica, guarda qua, guarda qua. Guarda qua l'esotica, Dio. Guarda qua l'esotica, guarda, guarda, guarda. Guarda, Dio mugnaio, guarda l'esotica. Guarda l'esotica. 41 milioni vuole sto matto. Questa è bella, però, vedi, a me non è che piaccia tanto, vedi? Cioè, è bella, però... non lo so, non mi ispira tanto. Cioè, sto cazzo di alettone davanti... non lo so, sinceramente. Poi dopo deve essere la mia definitiva, questa qua a me non mi dice molto. Questa è una B. Questa è una C. Cioè, bella l'esotica, però... non mi piace neanche a me. Cioè, bella, perché se tu la vedi così... però non... da guidare, da usare, non... cioè, non mi sembra una... non lo so. Sì, il colore mi piace. Però, sai... i vetri sì, però non... cioè, sto cazzo di alettone qua... quella è una C... vabbè, io devo vendere un po' di merda. Andiamo a vendere la fogna. Ho già preso questo. Vendiamo un po' di fogna. Che poi fogna non è, perché cazzo, ti vendo i superconduttori a 2 milioni e 8. Quindi dammi i soldi subito. Vediamo se c'è qualcosa questo qua. Però dovrei cambiare anche sistema, perché questo qua poi alla fine c'ha sempre queste missioni qui. Queste sono contro bersagli della coalizione, quindi praticamente ti fanno un culo, scende la popolarità. Però quando rubi le merci, assalti una miraglia, sempre meglio stare attenti su quelle cose. Ecco, vedi? Un'altra S, guarda, identica a quella di prima. Quella è una C. Oh, due... cazzo, due identiche, oh. Due identiche. Ne sono atterrate due identiche. Però a me non piace, sinceramente. Quella costava 41 milioni. Vediamo questa.
29. Beh, cazzo, 29 non è male, però c'ha pochi slot. No, c'ha pochi slot. Poi non mi piace. Cioè, a me deve essere un qualcosa di cattivo, capito? Non so neanche... Deve capitarti, c'è poco da fare. Per ora mi tengo questa, ti deve capitare. C'è poco da fare. Cioè, bellina, ma come... Perché è una esotica, ma... Ah, facciamo la missione, va. Facciamo la missione e via. No, un giorno mi ci devo mettere, devo cercare la nave speciale, come quella lì che... Me ne servirebbe una bella, io c'avevo una bellissima, cazzo, quando giocavo sulla console inferiore. C'aveva delle ali tremende, una bellissima. C'aveva delle ali proprio a spigolo. Non l'ho più trovata quella lì. Se la dovessi trovare la compro a ogni costo. Adesso ci sono i fili, meno male. Hello? Hello? Qui c'è una bolgia in questa... Vai, to, tieni il cristallo Jerry, non cagarmi il cazzo. Adesso la vite solare vuole sto qua. La vite solare. Mamma da solare. Ah, togliamo questa. Coltiva la vite solare. La vite solare io non ce l'ho perché ci vuole il solanio. Andiamo alla ricerca del solanio, bambocci. Ma intanto vado in un altro sistema. Prima di tutto vediamo se c'è nel nostro il solanio. Bulbo, Emeril. No, dobbiamo andare da un'altra parte. Non c'è. Io ne vorrei una da combattimento tipo questa, no? E poi vediamo. Ma lì è scesa un'altra astronave, Dio. Aspetta che vado con questo che ci metto. Cazzo! Troia! È scappato. È lento sto coso, non è sistemato. Puttana, era sceso una che non era male, eh. Me la stanno facendo annusare. Ma io fra un po' la becco, eh. Me la stanno facendo annusare. Me la stanno facendo annusare quella lì. Me la stanno facendo annusare. Ma fra un po' la becco, lo prenderò prima o dopo, Dio. Il pannello solare funziona molto bene sul tetto, Funziona molto bene. Andiamo. Mamma mia, se fossero tutti come te. Mike, se fossero tutti come te. Capo, il grande giorno è arrivato. Con questo rinnovo sono 4 anni di fedeltà per il capobastone. Sempre fiero di dare il prime al capobastone. Mai lo darò all'estrappone. Fa anche rima. Avete capito? Fa anche rima. Mike, Mr. Prime. Una volta lo chiamavo Mr. 37 centimetri, Mr. 34. E invece, avete visto? 4 anni di Prime. Non so se avete capito, ma Michael Corranese mi ha dato per 4 anni di fila il Twitch Prime. Il Twitch Prime. 4 anni fottuti di fila. Questa è fedeltà. Questo è quello che io dico, fedeltà assoluta, che è la cosa più importante. Ora siamo a 48 centimetri. Mike, fra un po' ci avrai il tubo dei pompieri al posto del cazzo. Grazie Mike, sei troppo gentile. 4 anni insieme anche a Magnobene, che fra un po' anche lui farà 4 anni di Prime. Grande Magnobene, anche lui. Quindi io vi ringrazio veramente di tutti i Prime che mi date. Minchia, questa è stata la pizza di oggi.
Allora, io devo prendere la vite solare. Ma adesso la vite solare cresce. Emeril attivato. Dovrei prendere l'indio attivato. Quando farò la base, ancora non ho gli strumenti. Devo sbloccare gli strumenti per creare le aziende, eh. Allora, io devo trovare vite solare. Ma mi sa che qua non ci sta. Muffa. Muffa. Cioè, ho trovato tutto tranne la vite. Capo, questo è il minimo, considerando tutto l'intrattenimento che ci hai regalato in questi anni. Guarda, Mike, io ti ringrazio perché sei veramente un top. Sei un top e... guarda, non ci sono parole. Niente, quindi un cazzo. Qui non c'è un nemerito cazzo. Cambiamo. Devo trovare la vite solare da qualche parte. Andiamo... cazzo ne so. Andiamo qua, magari. Magari c'è. Io ti ringrazio, Mike, perché il Prime... molti... adesso vi faccio un discorsetto. Molti dicono, no? Ma il Prime, il Prime... il Prime, raga, è vita. Il Prime vuol dire pagare le bollette e rimanere sempre qui. Il Prime vuol dire fedeltà. Il Prime vuol dire... capo, ti voglio regalare il Prime. Oh, c'è muffa, tutto c'è. Indio, ferrite magnetizzata, di tutto c'è. Tranne la vite solare. Ma io che cazzo ne so. Ma ci sarà sta vite solare prima o dopo, Dio. Bulbo stellare. Guarda che schifo, hanno scorreggiato. Bulbo stellare. Quanti pianeti ci sono qua? Due. Niente. Allora si va in un altro. Questo gioco quando uscì venne trattato malissimo per colpa dei bimbi minchia. Guarda, questo gioco... allora, i bimbi minchia hanno la colpa fino a un certo punto, perché il gioco venne sponsorizzato male. Saluti, Jagger. Venne sponsorizzato molto male. Adesso ti spiego. Quando la Sony si interessò a questo gioco, la casa di sviluppo venne messa sotto pressione. Che cosa vuol dire? Che la casa di sviluppo è stata costretta a mentire, no? Perché la Sony diceva: dai, dai, puntate, titolo, titolo. E quindi... vite solare. Oh, non riesco a trovarla sta vite solare, Ma ci sarà sta vite solare? Dove cazzo è sta vite solare? Ma fammi andare a vedere sta vite solare, che cazzo è? Vite solare. Ah, non lo so io. Non la trovo mica sta vite solare, Il solanio mi sa che serve. Il solanio. Ma io non lo trovo qua. Ma qui c'è la cosa. Quindi qua eravamo in 3-4 pianeti. C'è un cazzo, Mica, non sto cercando. Sto cercando il solanio e non lo trovo. Dio, Dio solanio. Proviamo qua. Qui sono fiducioso che c'è. Qui sono fiducioso che c'è. Qui lo sento nelle valvole che c'è il solanio. Comunque, no? Stavo dicendo, questo gioco quando uscì venne diciamo la Sony disse: "Oh, qua solanio, eccolo qua, l'abbiamo trovato. Porca puttana. Speriamo che sia qua, Però non so se è qua, mi sa che no, ma... vite solare. Spero che sia il solanio, perché solare, solanio... non lo so, perché sinceramente... non riesco a capire. Ci devono essere delle piantine... sul giallognolo luminoso. Eccole qua. Speriamo che siano queste... speriamo che siano queste, Che sennò so cazzi. Vite solare, ok, le abbiamo trovate. Minchia, oh, è stato un parto. È stato un parto anale. Ne abbiamo trovate, ste merde. Le abbiamo finalmente trovate. Io scannerizzo tutto come una bestia, perché più scannerizzate e più soldi vi danno. Poi ho messo dei potenziamenti che ogni volta che trovo piante
o sassi, praticamente ti aumenta di brutto. I bimbi minchia si aspettavano di trovare un gioco di scavacubi come il noto gioco per maggiorenni. Minchia, ma sai che... No, ma aspetta, adesso ti racconto altre cose. Quando uscì sto gioco, oltre a, beh, che la Sony, t'ho detto, ha fatto un po' di cazzate, ha detto un po' di bugie, i bimbi minchia andarono a minacciare proprio i programmatori. Cioè, gli hanno scritto minacce di morte ai programmatori, ti giuro, eh. Tant'è che i programmatori non si sono fatti più sentire, no? E sembrava che l'avessero abbandonato sto gioco. In realtà si sono comportati bene, perché, sì, gli mandavano le lettere con scritto "T'ammazzo, ti ammazziamo! Ladri!" Però quando esce... Però vedi, quando esce FIFA ogni anno, che è la solita merda, loro lo comprano, zitti e muti e buoni. Questa è una cosa che mi fa ridere. Dico, va bene, hai ragione. All'inizio il gioco faceva cagare, te lo dico pure io. Ma perché allora FIFA lo compri? I programmatori si sono fatti mettere sotto scorta, terrorizzati dai bimbi minchia. Dai bimbi Nutella si sono fatti mettere sotto scorta. Dai bimbi Nutella. Dai Nutelloni si sono fatti mettere sotto scorta. Dai Nutelloni. Uè, uè. Oh, mangio bene. Guarda, la lotta con i bimbi minchia sarà una cosa infinita per me. Cioè, io credo di avere nel destino la lotta ai bimbi minchia. Capo, ma la navicella come si chiama? Twitch Prime? È ovvio. È ovvio. Guarda qua. Leggi. Twitch Prime. Ma dopo la devo cambiare, eh? Allora, vediamo chi è che mi contatta. Questo Jicker innegato cerca supporto per la nostra causa. Farai una donazione. Io ti devo fare una donazione a te. Brutto testa di cazzo, figlio di puttana Pompinaro. Vaffanculo. Combatti. Questo chiedeva una donazione a me. Cioè, io che sono 11 anni di onorato servizio. 11 anni di onorato servizio. E questo mi dice di fare la donazione. Ma io ti sparo. Questo bimbo minchia. È come esce di la casa contro... Sì, sì, è il mio destino. Io ho capito che ormai la gente mi può dire quello che vuole, no? La gente mi potrà dire: capo, ma tu te la prendi, non devi dar retta, tu di qui di... No, è che il mio destino è lottare contro i bimbi Nutella. Non ce n'è. Questo è il mio destino. Questo è il mio destino, caro mio. E non posso liberarmene. È come Babbo Natale, no? Babbo Natale, il suo destino, il destino di una legge... qualcuno si deve prendere l'onere di fare questa cosa, caro mio. Lo so, caro mio. Qualcuno si deve prendere l'onere. Nucleo di fusione. Sì, dopo me lo schiaffo al culo. Intanto andiamo. Si può ammazzare le persone online? Sì. Sì, però è altamente sconsigliato, perché se quella persona gioca dal 75... ti fa un bucio de culo tanto. Quindi è altamente sconsigliato, chiaramente. Perché è meglio evitare, soprattutto quando avete una navetta A e non S, e non avete abbastanza acqua nel vostro uccello per farvi una pisciata. Adesso bevo in onore di Mike, 4 anni di Prime. Mike, sta live la ricarico sul sito inferiore, perché il sito inferiore ormai è diventato per me un ripetitore di segnale, come un radiofaro. Ogni giorno ricarico la live. Ti giuro, anche oggi ho ricaricato un'altra live. Il sito inferiore è diventato un ripetitore. Ah, e poi oggi, guarda, io veramente non ne posso neanche seguire le mie repliche. Deve diventare un succursale del sito inferiore. No, ma aspetta, adesso ti racconto una cosa. Guarda, adesso ti racconto una cosa che ti farà morire dal ridere. Allora, oggi, come tutti i giorni ormai faccio da una settimana, ricarico queste live, no? Le live di questo gioco. Le live della sera, che durano mediamente dalle 2 ore e mezza, 3 ore qualcosa. Oggi entro, lascio andare, poi entro, dico vabbè dai, entriamo, vediamo com'è. Entriamo, vediamo com'è. Allora, in due che scrivono nella chat: ah, peccato per i due spettatori. Ah, capo, peccato, un solo spettatore.
Cioè, questi minchioni stavano lì a guardare il numero di spettatori nella premiere, che è una replica. Minchioni! Io ovviamente mi sono incazzato con tutta la mia tranquillità. Gli ho detto, mamma mia che cervello. Mamma mia che cervello. Madonna mia, madonna mia. Madonna, e poi mi dicono, torna sul sito inferiore. Ma piuttosto mi mangio la merda. La merda di Sugar's One Cup mi mangio. Vaffanculo. Coglioni! Così. Ma tu ti rendi conto? Stavano guardando la premiere e mi dicono, peccato, ma peccato tua mamma, peccato. Peccato. Peccato tua mamma. Pensa a te. Scansione i pianeti, aspetta. Dio, ma madonna. Trova un pianeta strano, stai calmo, che prima devo fare la missione della coltivazione, stai calmo. Allora, coltiviamo questa luce. Cioè, adesso mi fa coltivare tutta sta merda, raccogliendo il solanio, che tra l'altro ce l'ho già, per fortuna. Diamo il solanio a questo qua. Coglioni! Tocco gentilmente il supervisore. Lo tocco, ho molestato il supervisore. Ah, questo, quello lì del solanio. Toh, dai, beccati sta roba, non mi rompere il cazzo. Fammi, sbloccami tutti i cosi. Adesso ammassi i fungini, va bene. Adesso devo trovare anche gli ammassi fungini. Dio la madonna, gli ammassi fungini di Dio. Gli ammassi fungini. No, ma tu ti rendi conto del nervoso che mi veniva? Io apro la live, anzi la premiere, e cosa mi trovo? No, 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 no. Proprio non ce la faccio, non posso. Non posso, veramente. Non posso. Oh, è Viking questo! Oh, è criminale! Ha detto, cazzo, bella sta astronave! Stavo cercando... Minchia! Cazzo, è arrivato, cazzo! È arrivato il vichingo! Saluti, vichingo! Aspetta che mi metto di fianco, così facciamo l'inquadratura figa. Grande! È arrivato il vichingo! Guardate, bambocci, c'è Viking! C'è Viking qui con me! Top! Questa è... ho fatto una base lurida proprio per la missione, ma... Qui mi dice di trovare un mondo strano. Scanner... con lo scanner della nave. Un mondo strano. Ma questa... adesso non so se è meglio farla dopo. Perché questa... senti, Viking, andiamo a fare qualche missione? Sull'anomalia? Vediamo se c'è qualcosa. Ho rivisto i messaggi de... guarda, lascia stare, Mike, lascia stare. Guarda, lascia stare, Mike, guarda. Guarda, io... poi gli ho incollato 8 volte il link e gli ho detto, qua. Mamma mia, guarda come mi sono incazzato. Perché io non è che rientro a rivedermela, però stavo lì a vedere la qualità, no? Vedevo... per vedere... però che cazzo, adesso... è bella quella di Viking, l'ha presa con la spedizione. Io non l'ho fatta perché all'epoca non ci giocavo, perché non avevo voglia di rifarla, quindi... che bambocci, ma che bambocci. Ma poi cazzo dico, ma svegliati un attimo, no? Ma io dico, ma svegliati un attimo. Cioè, non è difficile, no? Ma senti qua, ma se tu segui una live, no? E non sai se è in diretta o no, tu cosa fai? Qual è il modo per scoprire se è in diretta o no? Praticamente scrivi in chat e dici, capo, ci sei? È in diretta? Oppure no? Non è che dico che devi saperla, però... porca puttana! Svegliese, no? Dio buono. No, non si svegliano. Elimina... guarda, modulo fregata mi serve, Viking. Facciamo questa. Facciamo questa, che la modulo fregata serve anche a te. Perché li sto accumulando, che poi li metto e sblocco le cose. Mi sono messo razziatore capobastone. Terribile, oh, terribile. Terribile.
Somigliano a quelli di Star Wars. Guarda, va. Adesso appena trovo quella giusta. Appena trovo quella giusta la facciamo. Adesso con Viking facciamo questa qua, agenti botanici. Un attimo che non siamo in COP, ti ho trovato snipperando la live. Ah, ok, non siamo in COP. Ah, infatti. Ah, mai snipperato, criminale. Ah, ho capito. Cominciano a buttare oggetti. Viking, vieni, perché cominciano a buttare oggetti sti qua, Polveri di ferri. Ma hanno già mandato il nucleo ad Ale. Speriamo che mi sgancino altri 600 milioni di oggetti. Ma quello era un criminale. Stanno già iniziando a sganciare questi, sti matti. Guarda, Magno Bene, guarda. Guarda, Magno Bene, guarda che bello che è questo. Guarda, guarda. Aspetta che mi metto così. Guarda che bello che è. Hai visto che è bello? È scompariuto. È una faccia da bimbo minchia. Ma cos'è, un bimbo minchia sei? Sei un bimbo minchia. Ma che sei, un bimbo minchia? Guarda questo anche, che bello che è. Guarda che bello. Ma che sei, un bimbo minchia? Faccio brutto, Sono un Sith. Eccolo, Viking. Ok, ci siamo. Ok, vediamo se c'è ancora o ce l'hanno rubata. No, c'è ancora la missione. Ma che sei, un bimbo minchia? Ma che sei, un bimbo minchia? C'è ancora la missione agenti botanici. E quanto mi ricordo è il robot di cortocircuito. Sì, poi ce ne sono altri, È stato il gatto, scusate. È passato di fronte al microfono. Gatto, levati dai coglioni. Donna, sempre... Che cazzo. Sto facendo una live acculturata. Ha una faccia da bimbo minchia. È stato il gatto, non è colpa mia. Perché prima il gatto è stato male, no? Si è magnato. Si è magnato un pezzo di pizza. E questo è il risultato. E questo è il risultato. Adesso aspettiamo Viking. E poi facciamo la missione qua del... Che ci dà un altro slot. E dopo un giorno di questi mi metto io e cerco una nave degna di questo nome. E poi la sistemiamo, perché cazzo, devo fare un cambio di nave. Ah, è entrato un altro, Ok, siamo pronti. Godi polipo, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Tanto questa è una cazzata da fare. È una minchieta. Però ci dà lo slot del cargo. Minchia, siamo in quattro. Siamo in quattro. Bella. Siamo in quattro, Vediamo dov'è. Che cazzo è là? Ma scusa, ma. Ah, eccola là. Andiamo. Poi appena cambio la nave me la faccio bella bella. Luogo infestato dalla flora. Ma questa è una cazzata da fare. È veloce veloce. Magno Bene, mi hai visto la pizza? L'ho presa margherita, perché sennò
qui a Milano ti rapinano. 25 euro una pizza, eh. Se ci metti sopra un po' di prosciutto ti rapinano. Quindi non l'ho presa la pizza dei poveri. Ho preso la pizza dei poveri. Cosa? Cosa? Sì, sì. Cosa? Oh, è così. La pizza dei poveri. Adesso dobbiamo andare prima di lì. È Nupoki! È Nupoki! Fateli da mammet, no? È Nupoki! È Nupoki! È Nupoki! Nonno Fiorucci. A me dà lì sotto, quindi... Madonna. Madonna, che due coglioni. Mi dimentico sempre che questa missione ha prima un punto di ritrovo che caga le palle. Me lo dimentico sempre. Uè, Pascu! Vecchia puttana! Uè, Pascu! Saluti! Ah, guarda, Stelkonov l'assassino. Io godo quando quella merda di gente si scanna tra di loro. Spero che si... Guarda, spero che vengano bloccati tutti quelle fogne, perché tutti quelli che mi hai citato sul Telonym sono dei figli di puttana. Quindi, guarda, io spero veramente che vengano bannati tutti a raffica, proprio a raffica. Perché di quelli che mi hai nominato sono uno più fogna e uno più cancro dell'altro. Quindi guarda, spero veramente con tutto il cuore che vengano sbannati tutti. Che guarda, che spero che si azzuffino finché non... Guarda, veramente, guarda, non ho altre parole da dire. Appunto, appunto, per quello che io dico che la devono pagare quella merda di gente. Tutti la devono pagare, perché io non sono il papa. Io non porgo l'altra guancia. Io porgo uno schiaffo, porgo. Mi dissocio. Mi sono visto con la fighetta. Ecco, allora, visto che ti sei visto con la figa, allora fammi un favore. Riempimi la PayPal, che sei pieno dei sordi. Dov'è che devo andare? Di qua? Ah, eccoli, sono là. Uno è lì e l'altro è là. Il bello è che l'uno si è messo contro l'altro. Ma guarda, io non sapevo niente di sta cosa. Meno male che mi hai avvisato. Ma le prove ci sono. Il bello è che l'uno si è messo contro l'altro. Una guerra tutti contro tutti. Si stanno distruggendo tra loro. Uno più coglione dell'altro. Ma è vera sta cosa o è una cazzata? Quello voglio sapere. Ma è vera o una cazzata? Perché potrebbe puzzare anche di merda, come cosa. Io ho seguito molto meno per impegni personali, ma volevo portarti una bella notizia. Godo, guarda, mi hai fatto godere. Se questo dovesse risultare essere tutto vero, mi hai fatto godere. Oh, ma ce la facciamo a trovare? Dove cazzo è sto punto? Dio. A me da 191. Sarà qua. Ah, eccolo, forse è lì. 137, 25. Dove cazzo è? Deve esserci una tomba qua. Ci deve essere una tomba. Una tompa. Madonna, come va lento a caricare. Minchia, deve essere in cima, sta merda. Che cazzo è? Eccolo lì. Ma guarda te dove cazzo era. Ma guarda te dove minchia era. Se vai sotto i commenti dell'ultimo video, uno di loro potrai già verificare. Che bella notizia che mi hai portato. Che bella notizia che mi hai portato, caro mio. Che bella notizia.
Che bella notizia che mi hai portato, guarda. Guarda, sembri Babbo Natale. Guarda che bella notizia. Tu continua a informarmi, sul Telonym. Ti do questo compito. Mi devi continuare a informare sul Telonym. È tua prerogativa farlo. Perché io voglio godere. No, comunque si devono. Più si scannano, più io godo. Ti giuro, guarda, le devono pagare tutte quelle che hanno fatto. Tutte. Con gli interessi. Le devono pagare tutte. Non metà, tutte. Con gli interessi. Perché hanno spaccato i coglioni. Lo so che su alcuni telloni non li pubblichi perché, appunto, voglio evitare lo spam di quella merda di gente. È ovvio, questo è chiaro. Però tu informami, io leggo, io leggo tutto, non ti preoccupare. Dai, vai, vai, fangulo, vai, non rompere un cazzo. Io leggo tutto, quindi non ti preoccupare. Erano anni che l'aspettavo, cazzo. Cazzo, caro mio. Caro mio. Che goduria, dai che ne manca uno, va. Che goduria. E l'abbiamo fatto? Che cazzo è? Boom, fatto. E anche questa è andata. No, perché devono pagarle tutte quelle che hanno fatto. Tutti, tutti devono pagare tutto. Perché le cose nel mondo alla fine si pagano. Nel bene e nel male, ogni cazzata che voi fate la pagate. Io godo quando queste merde la pagano. Speriamo che vada a finire come dico io. Un ban generale di tutti, no? Che fanno Royal Rumble e cadono tutti giù. Sarebbe uno spettacolo, guarda. Sarebbe uno spettacolo. Uè, Andre Live, saluti. Appunto, appunto, Stelkov, appunto. Dopo tutto quello che mi hanno detto, dopo tutto quello che hanno fatto, godo, guarda. Speriamo che vada a finire così. Niente, niente, Andre Live, di esseri abbastanza squallidi. E anche questa è andata. Di esseri che prima insultano e poi si scannano a vicenda tra di loro. E io godo. E io sto solo godendo. Torta. Ma che cazzo è torta al miele salata? Ma sono ancora. Ah, guarda, guarda, alcuni. Alcuni sopravvivono così a stento. Alcuni sopravvivono così a stento. Cos'è che vuole questo qua? Cos'è che vuoi? No, 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 no. Ah, muoio, ah, muoio. Sembra che quei litigi siano scoppiati grazie a un hacker mezzo troll chiamato Salva File Account. Questo qui mi ha smerdato e spaventato a morte. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo, Ah, ma sai di chi parlo? Ok, ho capito, ho capito. È arrivato a bloccarlo dalla paura, ma non lo so, questo salva file account è passato anche da me, Quindi non lo so. Abbiamo fatto qua, Ci siamo? Ok. Basta, è uscito. Viking ha lasciato l'anomalia, quindi vediamo se c'è qualcos'altro. Questo Viking, c'è un'altra missione molto interessante, veloce veloce da fare. Praticamente coi pirati ti dà 400 quicksilver per ammazzare due astronavi. Sì, è passato anche da me, è passato, ma non è niente di che, tranquillo. È passato anche da me, non è niente di che. Tanto al capo si inchinano. Ah, mi fanno i chinotti sulla
sulle palle a me mi fanno. Sai, se sono anni mi fanno i chinotti sulle palle. Possono solo farmi i chinotti sulle palle. Bella Viking, questa mi dà 400 quicksilver per buttare giù due astronavi. Eccola Viking, vieni qua. Vieni, vieni, vieni dove sono io. Vieni, 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 guardala. Guardala qui. La vedi? Guarda che bella che è. Questa qua d'oro. Guarda. Guarda, porca puttana. Guarda questa qua d'oro. Ecco, questa. Porca puttana, questa mi piace. Questa mi piace, cazzo. Guarda che bella che è. È tipo quella che avevo io all'inizio. Che era tipo... aveva delle ali diverse. Però guarda che bella che è questa. Cazzo. Di chi è? È tua? Vedi chi è questo? Questa mi piace. Questa mi piace. Questa mi piace. La voglio. Come faccio ad averla? Come faccio ad averla? Bella. Mi piace. Mi piace. Bellissima. No, top, cazzo. Top. Bellissima. Mi piace. Minchia, questa d'oro. Questa la vorrei. Ecco, questa la vorrei. Vedi che... ah, vedi che... vedi, cazzo? È quella... ho capito, ho capito. Porca puttana. Chissà dove cazzo si prende quella lì. Chissà dove cazzo si prende. Quella d'oro sta tra le ricompense dell'ex... no! Non ce l'ho io, no! Nessun ricompense dell'Expedition, Dio! Madonna! Madonna zucchero! Ah, ecco perché... porca puttana, quella lì era bella, eh! Andiamo a mangiare pesce a Gubbio! Caro mio, caro mio! A Gubbio si sono cacati addosso! Caro mio! Oh, buonasera! Ne hanno dette di tutti i colori. Si sono cacati addosso. Ma allora, io non ho capito. Alcuni dicono che sia una trollata. Io sinceramente non lo so. Ti posso dire che a me la cosa puzza, sinceramente. Sai perché puzza? Vabbè, ma io tolgo questo qui. Questo qua che cazzo fa? Cioè, rompi i coglioni e basta, cioè. Via, vai a fare ecco Jung. In che senso? Allora, praticamente a Gubbio c'erano dei pescatori, no? Andrei live, adesso ti spiego perché tu vivi in un'altra regione, in un altro stato. Allora, si sente lo stesso, no? Riesci a capire? Anche se sparo. Fammi sapere se senti lo stesso. Ormai tu sei rumeno, quindi... sì, ok, allora a Gubbio... praticamente dei pescatori hanno pescato loro hanno pescato dei tonni e non li hanno abbattuti bene. Quindi cosa hanno fatto? Sono andati al ristorante e gli hanno detto c'è lo spiletti che lo mangiamo crudo. Oh, c'erano due cessi in tutto il locale. Hanno mangiato il tonno crudo, si sono sentiti tutti male. Hanno iniziato a cacare in giro, mal di stomaco, mal di pancia. Erano un centinaio di persone. C'erano praticamente due cessi. In tutto il ristorante c'erano due cessi. Gente che tornava a casa con la macchina, che si stava cacando addosso. Gente che è andata contro le altre macchine, perché quando erano in macchina, no? Andavano in giro velocemente per tornare a casa, no? Perché ovviamente, sai, corri veloce in macchina. Insomma, li hanno fermati la polizia, erano pieni di merda fino alle orecchie. Ma io dico, scusa, ma io voglio capire una cosa. No, ma una cosa voglio capire. Ma tu fai il pescatore, no? Tu fai il pescatore. Ma è possibile che sei così coglione da non sapere che il pesce crudo non si mangia? E sì che fanno il pescatore. Fanno i pescatori questi, eh? Cioè, fanno i pescatori.
Ma io non ho capito sta cosa. Non riesco a digerirla. Fanno i pescatori questi qua. Cioè, sono veramente scioccato. Sì, ma la loro fine... Ma guarda che loro sono già finiti da tanto tempo, eh. Loro sono già finiti da tanto tempo. Tutti sono già finiti da tanto tempo, fidati. Fidati. Credimi. Hanno zero, veramente zero, zero, zero... Zero qualità, talento, niente. Non c'è nulla. Non sa... Nessuno sa intrattenere. Quindi sono proprio vermi. Ne hanno combinate talmente tante. Io guarda, spero solo il peggio per loro. Me ne hanno combinate non a me solamente, ma a tanti altri. Tante ne hanno combinate. Oh, guarda, è pieno, eh. Ne hanno combinate tante. Perfetto. Minchia, oh, l'aiuto del... dello squadrone t'aiuta tanto, eh. Lo squadrone t'aiuta, cazzo, eh. Lo squadrone ti dà veramente una mano. Lo squadrone, minchia, se t'aiuta, cazzo. L'hanno spammato ovunque, su tanti canali. Li ha ripagati... Ah, ecco, vedi? Allora è giusto così, vedi? Sì, Asia, tutto bene, tutto bene. Sì, adesso sta studiando. Quindi tutto bene, sta bene, sta bene. Hanno spammato ovunque quelli lì. E allora se ne andasse da fanculo, no? Sì, sì, sta bene, per fortuna, dai. No, minchia, ma io quella d'oro, minchia, mi piacerebbe di brutto quella d'oro. Solo che è una dell'Expedition. Ma mi accontenterò di prendermene una. Ecco, anche una così mi piacerebbe, però... Ecco, una rossa così non sarebbe male. Una rossa così, lunga, allungata, non è male, eh. Non è male anche quella. Completiamo. Vediamo cosa ci ha dato. Ah, questo lo mettiamo via. La mordite la buttiamo. Questa la buttiamo. Mettiamo questo. Uè, Zelda! Saluti! Saluti, Zelda! Grande Zelda! Lo sciame mormorante, 51... Oh, Viking! Che te la fai questa, eh? Sciame mormorante. Partecipa che a quello che ha fatto. No, a cazzo, non possiamo. No, adesso mi si ba... Mi si blocca, cazzo. No, adesso mi si ba... Madonna, adesso mi si è buggato, Viking. Porca puttana, mi si è buggato. Mi si è buggato. Buonanotte, Stelkov. Le buone notizie non finiranno qui. Oh, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Minchia, ma si è buggato, vabbè. Aspettiamo un attimo, si è buggato. Si è buggout, puttana troia. Vabbè, Viking, un attimo che stacco. E ritorna tra appena entro, eh. Sì, perché... Ma questo perché siamo online. Di solito non fa questo bug. È perché stiamo giocando... Online. E quando giochi online è un problema. Online intendo con Viking, con qualcuno, capito? Quello è un problema. Quando giochi online è un bel problema. Ancora non è proprio sistemato bene sto gioco. Quando giochi in coop, diciamo. Quando giochi in coop è un problema sto gioco. Ti spacca un po' i coglioni. Perché ancora non è proprio sistemato.
E sì che è uscita una patch anche oggi, quindi... Però, vabbè, vediamo. Adesso vedi, ad esempio, ci mette una vita a caricare quando io riavvio. Però, adesso vediamo, una volta che carica, dovrebbe andare. Tanto, vabbè, fra un po' chiudo, quindi... L'avevo lasciato per sti bug. Ce ne sono ancora, ma più che altro quando giochi in coop. Quando si gioca in coop con un gruppo... Perché io in single player qualche bughino lo trovo nelle missioni, quando ad esempio qualche struttura dove devo andare è conficcata nel terreno, ma poi con il modificatore lo apro e lo libero. E prima sì, io facevo anche in single, sì. Adesso, vabbè, è migliorato tanto, ma la coop ancora è lunga, ancora da essere sistemata, perché veramente ci sono delle missioni, ad esempio con Viking, quando gioco non posso andare a fare quelle dei pirati, perché solo quelle del Nexus, non posso andare in quelle delle stazioni, perché sennò, addio, esplode, non funzionano, quindi le devo fare sempre in solitaria. Infatti con Viking facciamo sempre quelle del Nexus. Però se tu entri nel gruppo di un altro e sei in coop e dici stai per lasciare il gruppo, fai no, si blocca lì. Si blocca lì e non si schioda più. Adesso vedi quanto ci mette a caricare? Vedi? Ci mette un secolo. Adesso vediamo se parte. Adesso dovrebbe partire. Vediamo se parte. Ci mette un bel po', Eccolo qua, è partito. No, ma hanno aggiunto molta roba interessante, molta roba bella, Questo c'è da dire che hanno aggiunto veramente tanta roba. Io adesso me lo sto rifacendo perché io stavo giocando su console inferiore Xbox. E quindi me lo devo rifare. Poi io sto caricando tutte le live, Non ci stava un caso, ma poi quando è uscito nel 2016 ne vogliamo parlare? Prendevi l'astronave, andavi su un altro pianeta, scendevi, facevi tre scannerizzazioni, il gioco era finito. Veramente, era tutto lì. Non c'era nulla. Però alcuni piaceva anche all'epoca. A me no. A me ha sempre fatto cagare all'epoca. Perché dici, cazzo, un gioco così... libero, procedurale, tutto. Ma mica, ma ci vuoi mettere dentro qualcosa? Sai che questo gioco pesa ma neanche 20 giga? È pochissimo per un gioco di questa portata. Sì, poi costava 60 euro, tra parentesi. Ma poi dico, cazzo, ci vuoi mettere qualcosa dentro? Infatti adesso hanno lavorato. Sono 6 anni che stanno lavorando su patch, su patch, su patch, introduzioni. Hanno fatto un bel lavoro. Infatti, proprio per questo, mi è tornato la voglia di rigiocarlo, perché con l'ultima cosa, Waypoint, che è uscito anche su Switch, ho detto, vabbè dai, lo voglio ricominciare. So che non è proprio il massimo da ricominciare, perché sai, quando fai un account che c'hai 200 milioni sull'account, dopo ti spacchi le palle. Però ho detto, vabbè dai, rifacciamolo. Mi metto d'impegno, lo rifacciamo. Ok, Viking, quando vuoi entra, Che purtroppo Dio ha sempre 6 lunghezze di vantaggio. Adesso lasciamolo un attimo caricare bene. Ok. Quando vuoi ci sono. Tanto faccio ancora una missione, 2 massimo. E poi via. Ok, Viking è entrato. Ecco, io volevo fare questo. Lo sciame mormorante 400 con i Quicksilver, che così mi compro un po' di roba. Che i Quicksilver sono la moneta più importante. Sì, guarda, allora... Adesso ti faccio vedere, hanno migliorato tantissimo,
hanno fatto un lavoro grafico veramente straordinario. A parte le astronavi, molte sono nuove, ma poi hanno fatto anche un bel lavoro di sistemazione, di catalogazione dei pianeti. Tipo ad esempio, guarda, vedi? Ogni pianeta c'ha le sue. C'ha cos'è, i livelli di coso, le piante, le faune, i minerali. Cioè hanno fatto veramente bene. Questa è praticamente l'anomalia. Non so se tu giocavi ancora quando l'hanno fatta. Localizza l'infestazione. Base. Quando ci giocavi, questa base ad esempio è nuova. Questa qui è la... è l'anomalia praticamente. Praticamente sarebbe l'hub, sarebbe l'hub dove dove la gente online si incontra. Però vedi che online all'inizio la ghicchia parecchio, c'è una fase in cui dopo va fluido. Poi hanno introdotto i cappucci, i mantelli, tante roba, tanta roba figa hanno messo. Ci sono un sacco di oggetti nuovi. Hanno lavorato bene. Eccolo qua, l'impianto. Abbiamo beccato. Saluti Andre Live, saluti. Ho visto Viking cavalcare sta bestia. Terribile. Entriamo. Accendiamo la torcia. Rubiamo i fondi del governo, ladro e criminale. Uccidi le mostruosità. Che il fucile è tremendo. Il fucile è tremendo. Un colpo. Se colpiti bene. Di sfiamma, cazzo. Io me la fugo. Saluti, magno bene. Saluti. Buonanotte. Ho schiacciato Viking con l'astronave. Ho schiacciato il vichingo con l'astronave.
ne voglio trovare una bella, bella, bella. Ne voglio trovare una figa, 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 bella, bella di astronave. Venite qua, merde! Il fucile fa brutto, eh? Il fucile fa veramente brutto. Un colpo... Se dato bene, lo sbrindelli. Anche questa è andata. Vediamo quanti ce ne fa fare. Scarichiamo le coordinate. Andiamo al prossimo, bestie. Allora, dobbiamo togliere la mordite e questa fogna qua. Multitool lo carico. Ok. Sei pronto, Viking? Micidiale, oh. Madonna, il fucile va a spacca, eh. Terribile, terribile, pazzo. Fatto. Godi, polipo. Anche questa è andata. Qui non mi fa interagire, no. Non mi fa interagire con questo.
Top. Ah, già interagito. Ah, ok. Ok, fatto. Allora, questo abbiamo finito. Possiamo tornare al Nexus. Infatti dicevo, strano che non ti fa interagire. Allora, torniamo al Nexus, recuperiamo la cosa. Il miglior prime a vita della piattaforma viola denominata Twitch. I sopravvalutati mi fanno una sega a due mani. Una bella sedga a due mani. Grazie di Roy. Grazie. Senti Pascu, com'è andata l'uscita con la figa? Sei rimasto contento? Il Pascu. Il Pascu. Pascu sì che fa la bella vita. Il Pascu. No, per nulla. Vabbè, ma ci hai ficcato la lingua in gola? Dai Pascu, non mi... Cioè, ti prego, Ce la devi ficcare la lingua, lo capisci o no? Per forza che dopo si arrabbiano. Devi ficcarcela la lingua. Se non ce la ficchi. Completiamo la missione. E questa è fatta. Poi vediamo cosa ci abbiamo qua. Allora c'ho fucile a dispersione. Cazzo, non c'ho. Che troia puttana. Non c'ho uno slot. Se no volentieri lo attaccavo. Ma questo lo teniamo. Boltcaster lo togliamo. Ma quello lo teniamo. Lo mettiamo qui. Per tempi futuri. Ah, questo qua, questo qua. Queste quattro le buttiamo. Voleva chiavare allora, era meno romantico Pascu. Ma Pascu non ha ancora capito che ci deve dare il cazzo. Pascu non ha ancora capito che ci do, che ci do, che ci do, ci deve dare il cazzo. Intanto che c'ho un po' di roba vado anche su. Cazzo, mi è venuto addosso. Io volevo solo chiavare, ma quella rovina sempre tutto. Rovina sempre tutto. Minchia, il Pascu, che animale. Che animale il Pascu. Quella rovina sempre tutto. Ma che cazzo stai dicendo, Pascu? Ma che cazzo stai a dire? È sempre colpa sua, sempre. Unità parete. Mi compro questa. Poi mi compro questa. Bello questo. Scaffalatura di legno massello. Capo, ha osato dire che il mio bacio era romantico. No, beh, ma io non ci credo, Pascu. Ma tu gliel'hai lasciata passare sta roba qua. Ma io veramente mi sarei indignato. Anzi, mi sono indignato io per te. No, Pascu, dai, veramente, non puoi. Non puoi lasciare scappare queste cose, Cioè, devi mettere un punto fermo su queste cose. Come si permette? No, veramente. Non hanno più religione queste qui, Pascu, non hanno più religione, devi fare qualcosa. Ho comprato tutto, andiamoci sta roba. Oscilloscopio, tanto. Octo armadio, mi manca l'ultimo dato, mi compro il fabbricatore di barili. Ok. Ancora i Quicksilver qua.
Vediamo cosa c'è. Oi, Viking, ci sono altri 400 Quicksilver. Ce li stanno regalando stasera, per i pirati. Guarda, faccio questa. Veloce, veloce, facciamo questa. Che è una cazzata. Minchia, quanti Quicksilver, oh, guarda qua. Per fare due cazzate, veramente, oh. Oh, evidentemente ci vogliono premiare. Minchia, guarda qua. Per non fare niente, praticamente. I pirati sono una cazzata da fare. Minchia, subito. Subito, oh. Sono una cazzata da fare questi. No, io devo trovare una nave bella, però, eh. Devo riuscire a trovare una nave bella. Guarda, un'altra di quelle oro, cazzo. E venerdì, Frost, con il Prime, ti puoi abbonare a me gratis con il tuo Twitch Prime. Minchia, nastro. Allora? Dov'è che sono i pirati, Dio? Dio pirata, dov'è? Eccoli lì. Viganastro. Beh, che inizia il divertimento. Vai, il mio squadrone è pronto. È già qua lo squadrone. Quando mi darai il Prime? A quando il prossimo gameplay? Quando mi darai il Prime? Domani, speriamo. Perché io devo campare, Non so se sapete cos'è la parola campare. Che la mia lì picchia, Quello nel mio squadrone picchia. Adesso l'abbasso. No, ma ha detto che si sente. Adesso lo abbasso, aspetta. Saluti. Saluti. Saluti Dark. È arrivato anche Giuse. Giuse che non mi dà il Prime. Uè, c'è anche il set test, ma che cazzo di ora arrivate, oh? Ma che cazzo di ora arrivate? Avete fatto... Ma dove siete andati? Al night? Ma perché arrivate tutti a quest'ora? Ma siete arrivati al night? Secondo... Ancora ce n'è. Ah boh! Anche sul sito inferiore. Stavo facendo altro. Ah, ok. Stavi facendo le seghe, Su Thanos. Stavi segando su Thanos, No, quello te... No! Ucaz! Ucaz! Godo! Minchia, Viking, che strage che abbiamo fatto, Poi appena ci abbiamo tutti e due... Appena tutte e due avremo lo squadrone, 4 io, 4 tu. Minchia, ma sai che combattimenti che vengono fuori?
Qua dice astronavi ostili in avvicinamento. Ecco, vedi? Ecco, questo mi sa che è un bug. Perché noi abbiamo distrutto, ma non mi dice niente. Non capisco. Vedi? Viking, mi sa che la missione è andata a puttane. Perché a me non... Non so tu, ma la missione mi sa che è andata a puttane, eh? Ecco, infatti non vedo più Viking. Non siamo più nella stessa cosa. Ma non ho capito... Non ho capito due cose. Io i pirati li ho già trovati, li ho già uccisi. Ma la missione non va. Quindi in pratica niente. Devo annullare la missione. Abbiamo fatto fatica per niente. Niente, devo annullare la missione perché è buggata, vedi? Online sto gioco è di una buggatezza allucinante quando siamo in comp. In singolo ancora funziona. Ma quando siamo in comp, mamma mia, è un disastro sto gioco. Quando siamo in comp questo gioco è un disastro. Infatti è preferibile farlo single player sempre. Ma poi chi è questo qua? Che c'era in partita con noi? Ma chi è? Niente, devo abbandonare la missione. C'è niente da fare. Adesso me la ridà da fare. A me me l'ha fatta completare. A me mi è andata a puttane. Adesso la rifaccio. Vediamo se funziona. Me la faccio veloce. Infatti mi ha fatto uscire dal tuo gruppo. Aspetta che la rifaccio, Viking. La rifaccio veloce. Ah, adesso mi fa andare in un altro sistema. Mi fa andare in un altro sistema. Invece a me non me l'ha fatta completare sto stronzo. Però è altamente buggato, eh. Ma sono già bassi i volumi. Se no si sente un cazzo. Dri cazzo. Mamma mia, guarda come scatta. Guarda come scatta questo buono. Eccolo lì, vediamo se funziona. Vediamo se funziona. Ma qua è la presenza dei pirati. Stanno combattendo lì delle navi. C'è un tizio umano. A me non mi non arrivano i pirati. A me non arrivano pirati. Oh, stanno arrivando finalmente.
quanto cazzo ci mette ad arrivare? Niente, non arrivano i pirati a me. Sono questi? Vedo i verdi. Non so a chi sparare, perché non so chi siano i nemici. Questa missione è altamente... Non so neanche a chi sparare, perché non so chi siano i nemici. Ma online, cioè in coop è uno schifo, sto gioco. Ma non vorrei che la stesse facendo lui, ma è la mia la missione. Vedi che ci sono, ma non sono mie quelle. No, ma mi si bugga la missione. No, ma infatti, no, ma c'era un altro tizio qua nel sistema solare. Vedi quel tizio lì? Astronave di XXBN, vedi? Poi c'era un altro lì, di tizio. Si vede che si bugga. Oh, adesso forse stanno arrivando. Stanno arrivando i miei, forse. No, fa vi. Ma non vedo nessuno. Fa vivi. Niente. No, niente. E vabbè. Pazienza, la farò offline, dai. Vediamo se tornano. Vediamo se arrivano. Vediamo, aspettiamo un attimo. Pirati in avvicinamento, ma vedi che non ci sono. È impaccato. È impaccato. Vado ad annullare per la seconda volta la missione. È impaccato. Ecco, dovrebbero sistemare molte cose. Dovrebbero sistemare molte cose. Ci sono delle cose che bisognerebbe sistemare in sto gioco al più presto. Tipo la coop, perché veramente la coop è una cosa... Cioè, alcune missioni del Nexus vanno, altre no, quindi boh. Va bene, basta. Per oggi abbiamo dato abbastanza. Quindi, cari amici, io vi saluto. Tanti like per Capobastone. Salutatemi a Sorreta. Ci becchiamo domani. Viva la foca! Saluti Pascu, mi raccomando Pascu, non farti mettere i piedi in testa, eh. Sad Cat, rettangolo, cos'è che era? Rettangolo, cerchio, cos'è che era? Rettangolo, quadrato lì. Saluti Viking, saluti Pascu, ah, tubo rettangolo. Saluti Sad Cat, saluti No One Dark, saluti a tutti, ci becchiamo domani. Tanti like per Capobastone. E viva la festa de Sorreta. Saluti. Domani sempre alle 21:10 circa sul sito superiore di Twitch qui, Capobastone Official, ovviamente. Saluti.